Guardi, io le devo dire con sincerità assoluta che io voglio molto bene ad Emilio Fede, che l'ho pregato numerose volte di dedicare al Presidente del Consiglio minore spazio e minore attenzione, che è uno dei pochi obiettivi che mi sono posto in cui sono fallito. Capite? Votando voi la maggioranza e questa maggioranza, da chi ci avete difeso? Dire che siano questi nipotini di Stalin o nipotini di Mussolini, nipotini del fascismo, e offendere sia Mussolini sia Stalin, perché personaggi, giornalisti, che vanno ad una conferenza stampa per procurarsi una garanzia che in futuro qualcuno possa licenziare Emilio Fede. Mi scusi, onorevole Berlusconi, mi pare che lei... Io riesco difficilmente a rispondere quando mi chiamo onorevole, anche perché avevo proposto di cambiare questo modo di chiamare gli eletti dal popolo. E come ecco, faccio? Allora... Se lei può continuare a darmi del tu, e quindi se tu puoi continuare a darmi del tu e a chiamarmi dottor Berlusconi, mi usi una grossa cortesia, meglio. Va bene. Dove pensava di essere? Allora, è nato prima l'uovo o la gallina? Di questo parleremo più avanti, però riflettendo insieme per dire come sarebbe grave che qualcuno si possa assumere la responsabilità di portare questo paese alla crisi, che di tutto ha bisogno fuorché di crisi, al di là degli aggiustamenti, del sistemare le cose come devono essere sistemate, ma portare il paese alla crisi, ve le immaginate che cosa può rappresentare? Un atto di incoscienza da qualunque parte soggiunga. Allora, il decreto nei suoi punti essenziali. Passaglielo a quegli stronzi di Striscia Notizia, questo glielo puoi passare. Sì, sì, no, ma firmato Emilio Fede. La satira, cari amici di Striscia la Notizia, va pensata. Ci vuole intelligenza, come fa Blob, come fa Avanzi. Farla così, troppo facile. Ripeto, ricomincio. Cari amici di Striscia la Notizia, la satira è una cosa troppo intelligente per voi. Cioè, perché registrare di nascosto, so come dire, Avanzi, Tunnel, Blob, sono pensati. E fare questo è facile. È come mettere la telecamera nella toilette dove normalmente abitate e registrare non le voci che non avete, i vostri rumori. Firmate Emilio Fede. E il nostro futuro, vi garantisco, se qualcuno non troverà il modo di difenderci, non è certamente dei più sereni. Resta nel gruppo dei veterani della Fininvest, nel gruppo dirigente della Fininvest, nel gruppo che con Berlusconi per tanti anni ha lavorato, ha sudato, ha si è rimboccato le maniche. Restano uomini come Fedele Confalonieri, Adriano Galliani, Marcello Dell'Utri, Carletto Bernasconi, sono quelli che saranno il nostro tramite per continuare a vivere, per continuare a lavorare ed essere garantiti. È il caso questo per esempio di Armando Confalonieri, amministratore delegato della Sandoz, che ha ammesso di aver dato 300 milioni a una pattuglia delle Fiamme Gialle. Scusa un attimo, ammesso... Sandra, un attimo, ecco, onde evitare qualunque equivoco, Amedeo Confalonieri, che ha lo stesso cognome del presidente della Fininvest, per carità non ha alcun rapporto di parentela, è un caso di omonimia, no, lo spieghiamo perché. L'avete visto anche fisicamente come sta, ecco allora... Leggete i giornali domani, facciamo questo gioco insieme e guardate quanti giornali daranno atto a Berlusconi della realtà del suo discorso o quanti invece diranno che era stremato, che era distrutto, che era disperato, che c'aveva la ruga qui, che c'aveva una rughetta qui, che c'aveva un capello fuori posto di là, la voce di qua, la voce... No, guardate che importante. Abbiamo l'audio? Così davanti... Grazie. 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 Grazie.
Buongiorno a tutti. Breve intervallo per la pubblicità e poi la seconda parte e la conclusione del nostro telegiornale. Grazie e mi raccomando, tiriamoci sulle maniche tutti insieme ed abbiamo fiducia. Se gli uomini di volontà staranno insieme, il futuro sarà per tutto il mondo un futuro migliore. A proposito, vi devo avvertire che oggi la lezione durerà un po' più del previsto, ma sarà una mezz'ora piacevole, perché sapete che cosa faremo? Canteremo. Non c'è una cosa contro, una. Guarda. Sì. Oh, io te vedo brutto, sta attento a te, potresti avere un collasso dopo. No, te la dico perché ti riguarda. Sì. Mi riguarda? Sì, no, riguarda te. Ah. E gliel'ho detto anche al telefono. Sì. Gli ho detto, scusa, ho sentito da Funari che è stata a cena da te in questi giorni. Ah. E abbi pazienza. E a questo? Me no. Quando si passerà, siamo ancora qui, noi due, noi soli. Dottor Berlusconi. Eccomi, buonasera, ciao Emilio. Ciao Presidente, no ex Presidente, no Presidente, non lo so, va bene. Nel cuore della notte arrivi a Prodi anche al TG4. Sì. Sì, che meritava un approdo prima di tutti gli altri e quindi mi scuso molto, mi sento colpevole. Che ti porterà la Befana? Niente, non lo vuol dire. Come? Perché ancora non lo sa quello che gli porta, no? È a sorpresa. Aspetta, un momento. Ho alle spalle 40 anni di giornalismo e alla mia età si può non avere bisogno di annuire. Cioè il patto col diavolo, lei ancora è lontana, nel senso che lei ha paura del tempo, delle rughe, del tempo che passa, delle maniglie, no? Come si chiamano le maniglie dell'amore, no? Attraverso mari e monti predicando se ne va, attraverso mari e monti predicando la bontà. Chi ha messo qui questi fiori? Ah, non lo so, signor Preside. In questa scuola non sa mai niente nessuno. Via i fiori. Ma sono così carini. I fiori mi ricordano gli ippi. E io in tempo di contestazione gli ippi meno li vedo e meglio mi sento. Ecco, teniamo conto che Renato Curcio non si è mai dissociato dal terrorismo rosso, che ha compiuto tanti crimini nel nostro paese, e se continua a dire che siamo una forza, cioè quantomeno da preoccuparsi. La signora Maria Rosaria Manieri, segretaria socialista, senatrice segretaria socialista, ecco, siamo dispiaciuti. Noi potevamo pensare che l'accostamento alle segretarie potesse in qualche modo offendere la senatrice segretaria socialista segretaria Maria Rosaria Manieri. Comunque, ecco qua la rettifica dovuta. Era una senatrice segretaria, Maria Rosaria Manieri, segretaria socialista del Senato, del presidente, della segretaria. Va bene, comunque insomma avete capito. Da oggi lei è licenziato. Ma io faccio uno spot di me stesso, oramai da anni. Questo è l'angolo del direttore, l'angolo nel quale Emilio Fede, quindi io, esprime la propria opinione. Che bella topa. Se io piglio, come si chiama quella lì che conduce? La Procacchietti, la Minchiacchietti, quella col coscione, la Parietti. La Porcacchietti. La firmo di nascosto mentre la fa e la trasmetto. La fanno sempre. Mi passa mica liscio, vedrai. Oh, mi scusi, credevo che non ci fosse nessuno. E poi non si lasciano le luci accese, vero? Beh, certo, alla mia età si diventa pignoli e metodici. Io ti devo dire la verità, un po' perché ho molti più anni di te,
Non più anni di Gianfranco Funari, dico certo. Più anni di te. Ma allora, i miei... li conosco tutti. E Emilio Fede, non fa lo spiritoso, perché i miei valgono la metà. Per cui è come se ne avessi 31. Allora abbiamo metà degli anni che valgono per quel che valgono. Però voglio dire, allora io poi alla fine, sai che ti devo dire? Io... Sei allibito. No. Sono... Come si dice in italiano? Sorpreso, allibito, sconcertato. Deluso. Deluso. Non mi veniva il termine, deluso. No, deluso perché... Perché sono deluso? Che domande, si capisce? Sì. Ecco, Walter, c'è Berlusconi in linea che chiede di intervenire. Avanti. Pronto? 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 Sentiamo anche Parigi, Londra, Bonn. Passatemi mano a mano, Simona, per favore, quello che arriva. E soprattutto occhio a Forza Italia, dove Forza Italia... Oh, aspetta, qui c'era la maglione, stavo intervistando adesso. Allora, dai. State attenti, vedete? È arrivata la ragazza che sta in questo momento dicendo che Berlusconi appunto era piuttosto seccato. E lui immediatamente, vedete che fa? Sta già sudando, si sente male. Ecco, vedete, gli portano i sali. Per tirarlo su di morale, allora ho richiamato la redazione spacciandomi nuovamente per Berlusconi, dicendo che ero molto arrabbiato, dovevo parlare con lui. Ecco, vedete? Risponde al telefono. Però immediatamente io ho riattaccato e guardate che succede. Guardate come reagisce. È arrabbiatissimo. Non c'è la linea. Non c'è. Guardate adesso che fa col telefono. Non sa più che fare. Riprova. Cerca ancora. Lo butta là. Emilio. E adesso... Un attimino che fra un po' arriva una scarica di parolacce. Non c'è, pronto? È pronto, io non c'ero più, ecco. Chissà cosa si credeva gli dovesse dire Berlusconi. E adesso guardate, gli fa pure il gestaccio. Attenti, leggetegli le labbra, guardate. Emilio! Che schifo feci? Mi dicono che in questo momento c'è in collegamento, ci ha chiamato un pilota americano. Spero parli italiano. Pronto? Io non voglio rivelare un segreto tra me e Fede, ma se Fede lì può dire che le uniche telefonate che ha ricevuto negli ultimi mesi Fede da me fa già di sì con la testa, erano, per scindere, erano diciamo. Soltanto telefonate con cui lo pregavo caldamente di non darmi spazio. Cosa c'è? Sì. Ecco, Walter, c'è Berlusconi in linea che chiede di intervenire. Avanti. Pronto? 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 Allora? Pronto?